Steve vede una coppia trattata da un altro psicologo e la prima cosa che chiede loro è la seguente. Immaginate su una scala da 0 a 10 che 10 è il punto in cui vi troverete nel momento in cui avete ottenuto la terapia, quello che volevate ottenere, mentre 0 è il momento in cui avete iniziato la terapia. Dove vi trovate adesso? Il marito risponde 8, mentre la moglie dice 5. Steve indaga prima i risultati del marito. Chiede che cosa abbia fatto che gli ha permesso di salire da 0 a 8 e quello risponde che gli è stato utile l'autoriflessione e il concentrarsi su se stesso. Poi passa alla moglie e indagando il suo 5 cerca di capire che cosa sta facendo adesso che sta a 5 che non faceva quando stava a 0. È una domanda molto interessante perché conduce la moglie a pensare a tutte le cose che adesso sta facendo attivamente e che prima non faceva e che ora la fanno stare meglio. Spende diverso tempo su questo e poi fa una domanda particolare. Chiede ai due se pensano che per salire nei prossimi gradini dovranno fare una fatica maggiore o minore rispetto a quella impiegata per arrivare da 0 allo stato attuale. Il marito risponde addirittura che non deve raggiungere 10, che 8 è il suo stato migliore, va benissimo così. Steve decide di non contraddirlo. La moglie invece dice addirittura che salire da 5 a 10 sarà meno faticoso. Ed ecco che Steve fa un'altra domanda interessante. Chiede fino a quale valore sotto il 10, quindi prima di arrivare a 10, potranno dire di stare comunque ok. Il marito risponde che fino a 1, quindi se dovesse scendere fino a 1, potrà comunque dire di star bene. La moglie dice che potrà rimanere fino a 5 per stare bene, sotto no. Anche queste, se ci pensi, sono due domande interessanti. Il marito ha detto che potrà scendere dall'attuale 8 fino addirittura a 1, ma andrà comunque bene, sarà ancora una situazione ok, normale. La moglie similmente ha detto che comunque lo stato in cui si trova adesso, il 5, è comunque ok, va comunque bene. Steve si complimenta con loro ed è pronto a fare altre due domande che io ritengo geniali. Le fa in particolare alla moglie e con la prima pone una nuova scala. Chiede su una nuova scala quanto in un range da 0 a 10 è sicura di poter mantenere questo stato di normalità. In pratica le chiede quanto si sente sicura di poter stare in questo spazio tra il 5 e il 10 che lei ha appena detto essere ok, normale. Lei risponde nuovamente 5, si sente sicura a 5. E a questo punto Steve fa una domanda che io adoro. Se io chiedessi a tua figlia di dirmi quanto tu sia capace di mantenere questo stato di normalità tra il 5 e il 10, lei cosa mi risponderebbe? La donna risponde che sua figlia ne sarebbe totalmente certa. Cioè, secondo la donna, sua figlia è totalmente certa che la madre nei prossimi mesi sarà in grado di mantenere quello stato di normalità, anche se fluttuante. Steve allora chiede se loro dovrebbero credere di più a lei, alla donna o a sua figlia. E la signora risponde a mia figlia. Con delle domande, e bada bene, delle domande, non delle affermazioni, Steve ha permesso alla donna di fare un processo molto particolare. Innanzitutto ha definito che su una scala da 0 a 10 il proprio benessere si trova a 5. Poi ha detto che 5 rientra in un range di ok, di normalità, quindi stare a 5 non significa sto male, ma significa sto sufficientemente bene. Successivamente ha riferito che la figlia sosterrebbe che lei, la paziente, è sicuramente in grado di mantenere quello stato, quel range sufficientemente adeguato nei prossimi mesi. E infine ha ammesso che probabilmente avrebbe più ragione la figlia nel sostenere questa cosa che lei stessa, che invece era meno ottimista. Pensaci. Se il tuo paziente vede le cose in un certo modo, è molto probabile che agirà in quel modo. Se ritiene che il suo malessere è difficilmente modificabile, ogni tentativo gli sembrerà vano, probabilmente neanche lo metterà in atto un tentativo di modificare quello stato. Ma se dovesse ritenere che il giudizio di un'altra persona, come la figlia, è più corretto del proprio, e se tale giudizio fosse che lui, il tuo paziente, è in grado di farcela, le cose cambieranno molto. Di fronte a una difficoltà potrebbe dire diamine, è troppo difficile, non ce la farò nemmeno stavolta. E subito dopo pensare, aspetta un attimo, sei il solito pessimista. Che cosa direbbe tua figlia invece? Direbbe di provarci. E allora sai che c'è?
Provaci. Ho semplificato ovviamente, ma se hai qualche nozione di terapia narrativa o di narrazioni di sé, o anche semplicemente di pensieri disfunzionali e del loro rapporto con il comportamento, allora sai di che cosa sto parlando. E vuoi sapere come finisce il caso? Con un colpo di scena. Steve va avanti ancora per un po' e quando sta per arrivare alla conclusione, la donna gli chiede di poter fare una domanda. Vorrei chiederti una cosa, dice. La schizofrenia è curabile del tutto? O comunque posso gestire in qualche modo la mia vita? Ebbene sì, la donna in questione aveva una diagnosi di schizofrenia. Steve si prende del tempo, come era solito fare al tempo, si prende un piccolo break prima di tornare e concludere definitivamente la seduta. E al suo ritorno vediamo letteralmente qual è la sua risposta. Asserendo che non può prevedere il futuro, dice: posso solo risponderti in termini di ricerca. E la ricerca dice che nel lungo periodo, in effetti, la schizofrenia è curabile, che significa che le persone possono condurre una vita normale. Questa è una risposta che adoro. Libera la persona dalla condanna di una diagnosi e di una prognosi ad essa collegata. Però non evade la domanda, lui riporta una sintesi di ciò che dice la ricerca, sintetizzando a sua volta ciò che è più importante per la persona. Al di là dell'etichetta diagnostica, puoi vivere la tua vita normalmente, una vita che potrai vivere in quello stato di fluttuante normalità che è la vita stessa. Dal caso, tratto appunto dal libro Words Were Originally Magic di Steve DeShazer, sappiamo che Steve, anni dopo, verrà a sapere che la coppia vivrà la sua vita fluttualmente in modo normale.